Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi registreremo Lost Stars. Non mi ricordo che episodio, non mi ricordo niente io, ma vabbè, sono dettagli questi. Andremo a fare qualche missione. Abbiamo questa con Colette, ancora da sconvincere amici. Sì, sconvincere amici ragazzi, cominciamo benissimo questo episodio. Volevo dire sconvincere nemici. Abbiamo sopravvivenza in due e andiamola a fare. Prima partita, vediamo come andrà a finire. Già, stiamo subendo attacchi dai nemici. Uccidilo, uccidilo, uccidilo. Sì, l'abbiamo ucciso, però siamo morti anche noi. Però vabbè, dai, abbiamo fatto una bella kill, anche se cominciamo così, guarda, non la finiamo più. Seconda partita, vediamo adesso che cosa succede. La scorsa partita è andata proprio peggio. Dai che lo può uccidere, dai, sì, dai, 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 sì. Ok, una squadra eliminata. Guarda quante casse abbandonate al loro destino che ci sono qui, ce le prendiamo tutte, ovviamente andiamo a vincere questa partita, dai. Perfetto. Ma mi ha fottuto la kill, non è giusto. Vabbè, l'importante è che abbiamo vinto. Terza partita, vediamo che cosa succede adesso, se vinciamo anche questa. Spero di sì, ovviamente. Oddio. Quello si sta facendo uccidere così. Che partita di merda. Eccoci con la quarta partita. Vediamo se adesso continuiamo a vincere o a perdere, perché ormai è tutto in bilico. Ovviamente dobbiamo essere per forza circondati dai nemici. Come ci siamo salvati non lo so nemmeno io. Se lo prendo quello porco. Non bestemmiamo. Vabbè, è andata così. Abbiamo perso anche questa. Quinta partita, vediamo se adesso vinceremo o meno, perché io adesso mi sono scocciato onestamente. Voglio vincere. Voglio vincere, se questi compagni di squadra non mi aiutano, tanto vale fare sopravvivenza singolo. Vediamo se almeno questo sa giocare. Valla a uccidere quello, ma perché? Ma cosa fa? Abbiamo i nostri compagni, guarda, non ci aiutano per niente, non lo so. Sì, adesso fatti uccidere tu proprio. Mi ha fatto sprecare anche la. Cioè, allora, siamo circondati, non riusciamo proprio a fare niente. Sparalo a quello, sparalo. Mi ha ucciso con un colpo, proprio così. Cioè, non riusciamo a giocare oggi, non è proprio giornata. Sì, certo, ma è stupido proprio quest'altro. Cioè, ora io. Se non vinco questa, vi giuro che non giocherò mai più in Sopravvivenza in 2. Non lo apro proprio nemmeno più l'evento di Sopravvivenza 2. Perché guarda, se ci facciamo uccidere questo qua che nemmeno spara, cioè. Guarda per quanto non l'abbiamo preso, guarda. Ma questo invece di venirmi a aiutare, cosa fa? Incredibile. Ma se ti prendo, vieni qua. Quello si è fatto uccidere, certo, io sto lottando qui per vincere la partita e quello si fa uccidere da un'altra parte, non lo so, guarda, che compagni andiamo a prendere, solo noi possono succedere queste cose, solo a noi. Ok, abbiamo ucciso la squadra ovviamente, perché quello non ci poteva venire a aiutare, no, 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 no.
Mio Dio, 12 è arrivato. No, peccato, peccato. Peccato che ho fatto il rimbalzo lì. Queste sono le missioni completate, ovviamente andiamo a togliere Colette perché è un brawler penoso per me, non lo so usare per niente. Andiamo a riscattare queste cose qui, 640 monete e 183 punti per migliorare il brawler. Ne possiamo migliorare uno, vediamo quale. Squeak, miglioriamo Squeak. Abbiamo ancora 8 battaglie da vincere con Colette, ma per il momento con Colette ci fermiamo qui. Prendiamo Fang, vediamo che cosa sono. Missioni per club, non mi interessa niente, ma va bene. Giochiamo con Fang, sempre in sopravvivenza in due. Speriamo di trovare un compagno giusto finalmente che ci faccia vincere. Sì, certo, proprio il compagno giusto abbiamo trovato, giustissimo. Ovviamente adesso ci uccideranno anche noi. È finita così questa partita, proprio manco il tempo di cominciarla. Vediamo adesso che cosa succede. Culo però, io non voglio dire né parolacce, né voglio bestemmiare, né voglio fare niente, però guarda, con questi è impossibile qui, guarda cosa sta succedendo. Sì, certo, proprio a me dovevi puntare, pezzo di merda. Sono contento che ti ho ucciso, però. Ovviamente ancora tu ci sei davanti, coglioni, vaffanculo. Siamo arrivati allo scontro finale, non so perché, non so come e non so quanto. Vaffanculo. Ma questo cosa fa? Sostanzialmente cosa ha fatto questo? Mi ha fatto solo perdere il finale della partita. Vaffanculo pure a te, va. E vuole giocare ancora, tra l'altro. Io sono costretto a farlo perché c'ho la missione. Questa partita non so come andrà a finire, onestamente, se la vinceremo, la perderemo, perché cominciare senza power up non è proprio il massimo, ecco. Sto squeak della minchia qui, che cazzo vuoi? Andiamoci a fottere i power up senza morire, però, senza morire. Niente, non l'abbiamo preso nemmeno una volta, ma vabbè. Attenzione, non farti uccidere perché questi sono pericolosi, hanno 6 power up. Io direi di scappare. Direi di scappare, ho detto. Ma cosa fai? C'è quello nelle cose qui, nei cespugli. L'ho ucciso, di questo sono contento, però guarda, i miei compagni non mi stanno vicino, se ne vanno. Allora, io non ho niente da perdere, quindi ho tutto da guadagnare, infatti, ho tutto da guadagnare. Adesso vedi che cosa puoi fare, vedi cosa puoi fare adesso. Non farti uccidere, per favore. Siamo proprio dei coglioni, guarda, siamo dei coglioni. Non trovo altre parole per descrivere questa cosa. Io purtroppo devo fare il gioco ancora. Se questo vuole giocare ancora, io sono costretto a farlo. Vuole giocare ancora!